Ciao, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi voglio fare un tutorial su Blender e Grace Pencil per rispondere alla domanda di un utente che ha visto un mio tutorial che io consiglio di vedere sulla rubrica One Minute Blender, dove facevo vedere come trasformare una mesh in Grace Pencil. Adesso lo rifaccio brevemente, quindi se io inserisco ad esempio un cubo e mi porto in Object Convert Grace Pencil, lo trasformavo in un disegno con le caratteristiche linee nere. Questo utente mi ha chiesto come faccio ad avere solo le linee nere della mesh senza vedere anche il contorno. Ad esempio, vi spiego meglio, se io clicco su F12 della tastiera e lancio Rendering, vedo la mesh con le linee nere, ma non è trasparente, io non vedo all'interno. Quindi questo utente mi ha chiesto come fare. È molto molto semplice. Se io ad esempio mi sposto nella viewport di 2D Animation, che ne ho creata una qua in alto, per creare tutte le viewport che ci piacciono basta cliccare su più e scegliere quella che ci piace. Io ne avevo creata un'altra, 2D Animation, e vedo che c'è in effetti il mio cubo con due layer. I layer li vediamo qui a destra, nella casella di Browse Grace Pencil Data to be Linked. Abbiamo i layer delle linee, cube lines, che sono quelle nere, e cube fills. Questo perché nel momento in cui Blender mi trasforma la mesh in Grace Pencil, lui lo crea con due layer diversi, con due materiali diversi, linee e riempimento ovviamente. Se io quindi voglio creare una mesh particolare, trasformarla in Grace Pencil ed avere per un effetto artistico solo il contorno nero, sarà molto molto semplice disabilitare il Cube Fills, cioè il lines del riempimento. Quindi cliccando su Hide, se io lo disabilito, ecco fatto che avrò la mesh completamente trasparente. Un effetto artistico, ripeto, molto carino, che potrebbe essere utile nei disegni o anche in altre creazioni. Questo tutorial avrà, per facilitare l'utente che me l'ha chiesto, i sottotitoli in inglese. Potrei anche pensare di mettere i sottotitoli in inglese anche per i miei futuri tutorial, perché no? Così tutti possono capirli, parlato in italiano con i sottotitoli in inglese. Il layer ovviamente si può anche cancellare a piacimento cliccando sul tasto meno, Remove Layer. I layer si possono anche aggiungere. Quindi ecco fatto, è molto molto semplice. Adesso se io ritorno in Layout, ad esempio cancello questo, vi faccio vedere brevemente tutta la procedura. Posso scegliere ad esempio una icosfera, la converto in Grace Pencil, mi porto in 2D Animation e sotto i layer disabilito quello dei fill e avrò creato una icosfera solo con i contorni neri. Spero di aver capito correttamente la domanda che mi ha fatto l'utente, però questa è la soluzione, una soluzione molto semplice. Io vi ringrazio di aver visto questo video tutorial, siamo nel periodo estivo, quindi pubblicherò un po' di meno, però se avete delle domande o delle richieste particolari, lasciatele scritte nei commenti, perché io ci sarò sempre per vedere commenti e recensioni. Se potrò aiutarvi creando un tutorial a parte, mi farà molto piacere. Se vi è piaciuto lasciate un like, se non l'avete ancora fatto magari iscrivetevi al mio canale My3D Apple, mi aiutate a crescere. Vi ringrazio e al prossimo video su Blender. Ciao!